Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini per leggervi le vostre mail. Vedete in sovraimpressione l'indirizzo di posta elettronica a cui rivolgervi per scrivere le vostre storie. Come Padre Pio è entrato nella vostra vita, i vostri racconti, le vostre storie, chissà quanti tra di voi hanno avuto l'opportunità anche di essere qui a San Giovanni Rotondo, avere qualche nonno, avere il papà che ha conosciuto Padre Pio da Pietrelcina. Ecco, raccontateci la vostra storia, ma anche tanti che hanno avuto l'opportunità di conoscere Padre Pio anche dopo la sua morte, come ad esempio Antonella. Antonella ci scrive da Palermo e ci scrive una bella lettera, intrisa di tanta sofferenza, emozione, ma soprattutto affidamento continuo in Dio. Ti scrivo da Palermo, ci scrive Antonella, era da tanto che volevo scrivere, volevo contattare la vostra emittente, ma il grande dolore per la perdita improvvisa di mio marito Sandro a causa di un tumore che lo ha ucciso in soli 2 mesi non mi ha permesso di scriverti. Sandro era giovanile, forte, un uomo unico. 30 anni di matrimonio, 2 splendidi figli, un grande devoto di Padre Pio. Era il 9 settembre 2021, poche ore prima di morire nell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, dove eravamo per cercare di salvarlo. E in videochiamata, proprio nelle ultime ore, mi dice: pregate Padre Pio, pregate Padre Pio. Scrive Antonella che Sandro era sotto uso di morfina per i dolori, ma lui con le sue ultime forze urlava quel nome, Padre Pio, come se lo avesse lì accanto e aveva, scrive Antonella, il braccio sinistro alzato. Sandro voleva morire a casa sua, a Palermo, e chiese a San Pio di riportarlo a Palermo. E da Palermo, proprio dalla finestra di casa, scrive Antonella, mia nuora e mio figlio hanno scattato una serie di fotografie nel cielo e avevano visto qualcosa di strano. Ecco, vi allego le foto. Ho avuto molte croci nella mia vita, scrive Antonella, e molti segni. Nel 77 la mafia mi ha tolto mio padre quando avevo 9 anni. Ho perso l'unico fratello che mi amava, Aldo. Ho perso mio marito Sandro, ma sono sempre con Dio, in fede totale, non bigotta, ma mi affido al Signore, sempre. E i miei figli mi danno una grande forza. Sono convinta che San Pio quel giorno ce lo ha riportato a casa prima di volare in cielo per un ultimo saluto. Mio marito mi amava moltissimo e voleva rivedere noi e la sua casa. Io lo so.